Eccolo qua, è partito. Siamo in Eccoci qua. diretta. Salve a tutti, benvenuti in questa serata tutta dedicata a Daniela Merola e al suo bellissimo libro La giusta via. Questa sera ci terremo compagnia con lei e chiunque voglia interagire con noi per più o meno un'oretta, anche se siamo partiti un po' in ritardo per alcuni problemini tecnici che speriamo non ci seguano per il resto della puntata. Quindi per questa bellissima intervista che faremo e racconto anche, perché insomma Daniela ci racconterà sia del libro, sia di se stessa, sia dei suoi bellissimi personaggi. Quindi io passerei subito la parola all'autrice che ci racconterà un po' di sé ed è come è nato questo libro. Allora, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando. Sara, grazie, Andrea, grazie, grazie Adele per essere di Grazie a te. nuovo, insomma, per avermi ospitato ancora una volta. Sono molto contenta di essere in vostra compagnia, quindi vi ringrazio, cari amici, e sono qui a presentare con voi di nuovo La giusta via, che è il mio secondo romanzo. Eccolo, disponibile online su tutti gli store digitali e ordinabile in tutte le librerie di Italia, così l'abbiamo detto già da subito, e così capisci? A scanso di equivoci, sono molto Prevenire meglio. meglio perché la serata promette bene. Dico, Dopo i quindi, capricci iniziali della connessione. esatto, la serata Capisce a noi. promette, e noi ci capiamo. Quindi, Raccontaci credo un che. po' del libro. Racconto un po' del libro, inizio come ha detto Sara dicendo, voi, insomma, voi mi conoscete, mi conoscono anche le persone che in questo momento ci stanno seguendo, io sono appunto giornalista, blogger, formatrice culturale, mi occupo di promozione e di formazione, faccio corsi ovviamente, quindi faccio corsi di formazione. E questa cosa mi appassiona moltissimo e poi naturalmente sono anche scrittrice, mi diletto anche a scrivere e quindi ho raccontato, ho parlato, ho scritto, è uscito sempre a febbraio, pensate che io ci tenevo tantissimo, come Marta è uscito l'8 di febbraio, questo è uscito il 16 di febbraio, quindi a distanza Ti di 2 anni. piace Quindi è una cosa che a me piaceva molto, no? Farlo uscire a distanza di 2 anni. Di 2 anni non è una cosa capitata, no, no, è una cosa proprio voluta. Ci tenevo giocare. Infatti te molto. l'ho detto, sono voluto o meno dai due libri. Esatto. E sempre il mese di febbraio, che evidentemente mi ispira come uscita, e quindi ho fatto uscire anche la giusta via, che è il mio secondo romanzo. E cosa dire del mio secondo romanzo? È un libro innanzitutto che, per chi lo ha già letto, e ci sono molte persone che in Italia lo hanno già acquistato, e io li ringrazio tanto, poi chiaramente quelli che mi avvertono, che me lo dicono in privato, poi altri ovviamente non so, ci Non lo sono saprai le mai. persone. Infatti, No, e purtroppo ce ne non sono lo saprò tante, non mai, sono cara l'unico. Sara, e soprattutto, cara Sara, tu che sei molto ironica, io non saprò mai anche tutti quelli che lo acquistano online. Capisci a Ma me anche cosa? qui, insomma. Esatto, Esatto, purtroppo capisci a quello non lo me anche sappiamo qui, nessuno chi quindi. l'acquista, se non è che uno ti commenta, non lo sapremo mai. Brava, bravo, Bene. bravo. Va bene, va Bravo, bene. cioè finché uno me lo viene a riportare, me lo viene a dire, io sono contenta, tanto è vero che tutti coloro che lo acquistano, magari se me lo dicono, mi fanno un gran piacere perché così io, diciamo, ho un pallottoliere che segno e mi fa piacere, insomma, a me fa piacere sapere Chiunque, anche noi la stessa di cosa, se uno essere sa qualcosa di apprezzata noi, fa senza piacere saperlo, infatti. muovermi. Senza presentazioni dal vivo, vabbè, a Vabbè, parte quello sì, questo. purtroppo tutti. Quello sì, purtroppo. Anche se, come voi ben sapete, Sara, Andrea, io credo che in fondo ormai non si potrà più prescindere da una presentazione online, perché la presentazione online ti permette di arrivare in tutta Italia, anche attraverso i social. E quindi è assolutamente una bella cosa. La presentazione in presenza sì, ti permette di dialogare proprio
autore, però è chiaro che si è in pochi, ecco, quello è il punto. Quindi credo che poi le due cose in futuro potranno andare a braccetto sicuramente, sia online, che rimarrà sempre, e affiancato poi dagli eventi in presenza. Quindi, si potrebbe fare un po' per compensare sia da una parte che dall'altra. Tanto è bello sia in presenza, esatto, che è bello anche online, che online, però, come detto prima, si arriva dovunque. Il bello è quello. Sì, però, sai, l'essenziale, secondo me, in questo periodo, più che in presenza, le presentazioni, sarebbe bene ripartire con le fiere. Esatto. Presentare proprio nelle fiere dove vengono le persone. Da quel che so dovrebbero riaprire gli eventi fieristici, mi sembra, dal 15 di giugno. Esatto, quindi mi sembra da 1 giugno, esatto, 1 luglio, quindi ci siamo per tutti gli eventi più importanti in Italia. Speriamo bene. Dicevo, tornando alla giusta via, è un libro che è un libro anche molto complesso, che si presta a varie chiavi di lettura. E che io l'ho voluto snocciolare su due diversi binari, sulla parte cosiddetta reale che vive la protagonista Margherita Sossio, e poi c'è anche un'altra parte che, volendo, la possiamo definire onirica, perché lei vive in una dimensione che non tutti possono vedere, anzi che nessuno può vedere, no? Non tutti, ma che nessuno può vedere, che io, appunto, ecco perché l'ho chiamato la giusta via, perché poi spetterà al lettore capire qual è realmente quella che la protagonista sceglie, qual è la giusta via che sceglie, e quale è poi il lettore che vedrà se tutti i fatti che sono accaduti sono poi realmente accaduti, perché si vivono due realtà, tra virgolette, parallele, dove i fatti raccontati su un percorso, su un binario, in realtà poi vengono smentiti sull'altro binario. Perché poi ci sarà un colpo di scena finale che rimetterà in gioco tutte le carte e non farà capire. Spoiler, mi raccomando. Le due strade che si congiungono fino al finale. Bravo Andrea, bravo. Queste due strade, vedi l'intuizione di Andrea, queste due strade che poi si uniscono e sarà al lettore capire cosa è realmente accaduto. Cos'è questa giusta via? Infatti, qual è la cosa giusta? Cos'è questa giusta via? Che è la storia di una donna coraggiosa, che è la scelta di una donna, ma non solo della protagonista Margherita Sossio, ma anche degli altri personaggi, che anche loro comunque scelgono la loro giusta via da percorrere e la portano avanti. Quindi scegliere un percorso salvifico che ci possa poi allontanare da ciò che è il mondo reale, che è fatto di dolori, che è fatto di delusioni, che è fatto di traumi, perché tutta la storia, questo almeno lo devo dire, proprio l'inizio, l'incipit lo dobbiamo dire, comunque, che tutta poi questo viaggio mentale che la mia protagonista compie nasce da un trauma in gioventù. Margherita, all'età di 13 anni, perde il papà, che era per lei un punto di riferimento, che è per tutti, no? Un padre è un punto di riferimento importante, essenziale, in specie quando si è in un'età così, così sensibile, ed è da lì che poi accade tutto ciò che si snocciolerà nel corso del romanzo. È una storia che nasce da un trauma e che poi va avanti.
Invece Daniela ti volevo dire, riguardo proprio a questa cosa, diciamo, appunto la giusta via di Margherita, di questo viaggio che sta compiendo, c'è proprio una domanda che ti vuole fare lei a proposito, una prima domanda che mi viene in mente dopo che la letta. Sì, infatti, però mi Dimmi pare Adele. che l'hai già spiegato, però te lo faccio lo Sì, stesso. vai. Creare il personaggio di Margherita, ti sei ispirato a qualche donna che conosci? No, bella domanda, Adele. Sai che non me l'aveva fatta ancora nessuno? Ah, No, proprio assolutamente. lui. No, davvero. No, non mi sono ispirata a nessuno, anche perché, insomma, è una donna un po' particolare, un po' difficile. Diciamo, vive delle situazioni un tantinello, vero Sara? Un tantino complicata, una donna che sopporta, che è vittima e carnefice a sua volta di una situazione poi coniugale nella quale forse lei cerca anche nella figura del marito, lei forse cerca suo padre Benedetto. E no, non mi sono ispirata a nessuno, Adele, perché ancora non ho conosciuto una donna che comunque sceglie in una maniera così drastica, no? Di rifugiarsi, di abbandonare ciò che le ha procurato dolore. Ecco, e quindi perché ci vuole un grande coraggio per continuare la giusta via che lei in quel momento ha scelto. Che apparentemente sembra che abbia scelto, quindi no, non ne conosco per il momento. Non ne conosco per il momento. Se le conoscerò, lo comunicherò, ma non, no, No, ancora è una non ne curiosità conosco. Non ho capito, Adele, non sono riuscita a sentire. sembrava una cosa abbastanza vissuta, come se fosse una cosa Vera. vera. Grazie Adele, grazie Adele. Vedi, io quando mi nasce una storia, poi io cerco di renderli più realmente possibile i personaggi. Il mio obiettivo è quello di permettere ai lettori di immedesimarsi. Ecco perché i miei personaggi li definisco brutti, sporchi e cattivi, ovvero non devono essere. Quindi mi Dimmi, sorge una domanda. dimmi, dimmi, Sara. Tra i tuoi personaggi c'è quello che ti sta più antipatico? Ecco, che bella domanda. La stavo Allora, pensando anch'io per farla più avanti. fammici pensare. L'ha bruciata, gliel'hai bruciata, Sara. Non c'è problema, tanto siamo qui per interagire tutti insieme, chi prima, chi dopo, tanto sono domande che vanno fatte, non è successo niente. Tanto ce n'ho Esatto. altre poi da farti, non ti Lo so, ce preoccupare. ne ho altre. Diciamo che Luc Denot, il personaggio di Luc Denot, questo avvocato francese, non è che mi è mai stato particolarmente simpatico, ecco. Non lo so perché, anche se ha, insomma, voglio dire, è meno invadente di Augusto Francipane, del marito. Però, ecco, non l'ho trovato poi così simpatico, anche se subisce la personalità di Margherita che un po' lo tratta così. È Capito. un po'. Quindi io la vedo così, io un po' antipaticuccio. Capito. Invece io c'ho una domanda che è arrivata adesso da Jennifer Gaspari che ti scrive: Ciao Daniela, quali sono le emozioni che ti sono rimaste addosso durante la stesura della giusta via? E Grazie Jennifer, un abbraccio carissima, dopo ti grazie. fanno i saluti sotto di Gaia Cravino, Daniela Campoli e Marcella Manca, che augurano una buona serata e mandano i loro saluti. Grazie. Daniela, Marcella, un abbraccio, siete fantastiche. L'altra chi era, Andrea? Non voglio Gaia dimenticare. Cravino. Ah, Mia grazie, cara amica, grazie, che ci grazie siamo conosciuti davvero. in ospedale. E, allora, tornando alla bellissima domanda di Jennifer, cosa mi è rimasto? Che bella domanda, anche questa. Mi state facendo tutte domande che poi improntate così all'improvviso È perché è un romanzo intrigante, piace molto.
È molto coinvolgente. Sì, mi stuzzicano molto. Cosa mi è rimasto addosso? È un po' un senso anche di compassione, di tenerezza nei confronti di Margherita, nei confronti anche di Augusto, e anche della madre Gemma Thornton. Ho provato tenerezza, ecco, tenerezza, sì. Non mi sarei voluta mai allontanare, però cioè, mai staccare, come mi capita sempre quando scrivo. Però poi, quando il romanzo dice che deve essere terminato, deve finire, non può più andare avanti. È il romanzo, e voi lo sapete bene, che dice, che comanda in realtà. Quando il romanzo dice ora è giunto il momento di porre fine, è fine, basta, è stop. Quindi anche se noi autori vorremmo non abbandonarlo mai. E quindi dopo, perché quando ci facciamo prendere la mano, poi si parte e non ci controlliamo più. Non dirò esatto. A me che per altri non lasciare i miei personaggi, gli scritti 5 della saga. Esatto, fai di tutto. Poi magari ti vengono altre idee, altri accorgimenti ulteriori. Infatti è un continuo, se saresti dietro ai libri, infatti hai i romanzi stessi che ci suggeriscono queste cose. Ma è molto bello a viverli. Cioè sono bellissimi da vivere. Quindi, Jennifer, grazie per questa domanda stupenda. Ho provato compassione, anche dispiacere per averli dovuti poi abbandonare. Io avrei continuato, ma poi si sa, i mattoni poi non piacciono a nessuno. Cioè, i libri di 400 pagine poi annoiano, non se li compra nessuno. Già avevo scritto parecchio, perché sono 296 pagine, quindi già avevo scritto parecchio. Ma non mi dire così, i miei vanno dalle 350 pagine. No, ho fatto una gaffe. Io il mio primo romanzo che ho prodotto in self sono 423 pagine. Sì, il mio primo romanzo, la porta mi sono più di 400. Il mio ultimo sono 352 pagine, Daniela. Perdonatemi. Ora non mi Daniela, il mio confronto è peggio, il mio è peggio di te. Il mio primo romanzo è il doppio del tuo, è tutto scritto piccolo piccolo, 423 pagine. No, perché stai dicendo Sara che anche lei c'è i libri. Sì, sì, pensare, sì, c'è mattoncini belli grossi. Sono molto polposi, molto ricchi di significato, sia l'uno che l'altro. Sono scorsi via bene. Aspettate, ora faccio la persona seria, mi ricompongo, torno indietro, faccio il rewind. Non ho detto nulla. Torno indietro e dico... Anche perché no, io dai, adoro, una cosa molto bella. Io adoro scrivere libri di 300, 400, 500 pagine, solo che poi sono costretta a fermarmi. Quindi a me piacciono quelli di 400 pagine, mandateli. Quindi un'altra domanda. Ecco, quindi. Ritiamo le Margherita di questa realtà onirica così. Ti è venuto in mente nel sogno il personaggio di Margherita, oppure a seguito di qualcosa che senti dentro di te nella vita reale in cui vivi? Diciamo la sveglia. Allora, all'improvviso mi si accende la lampadina, un po' come se io fossi un ping, come se io fossi Einstein, un inventore pazzo che sta là e che all'improvviso queste storie vengono a bussare alla mia mente e io non le posso più trattenere. E quindi no, hanno bussato alla mente, toc toc, dovevano entrare e io li ho fatti entrare, non potevo, quindi è realmente pura fantasia, cioè non mi ispiro, non mi sono ispirata neanche con il secondo a nessuno, assolutamente, che io poi mi faccia delle ricerche perché voglio parlare di un palazzo, di una determinata cosa, di un determinato argomento, allora io guardo su Google e mi documento, perché soprattutto se devo parlare poi di fatti reali o di cose reali, è evidente che io mi devo documentare perché devo scrivere cose vere. Ma in quel caso, ma solo per le basi ci vuole. Per il resto esatto, ma per il resto io lo chiamo nel mio piccolo, ovviamente, istinto narrativo, sempre nel mio piccolo, questo è ovvio, tanto è vero che se non c'è una storia che ho nella testa, in realtà non mi metto a scrivere sperando in una ispirazione che non ho, ecco. Ho capito.
Quindi Margherita, tu hai qualche domanda di nuovo? Oppure... Sì, io faccio la domanda a specchio che ti ho fatto prima, invece, dato che mi hai detto che è quello più antipatico del tuo personaggio, adesso invece ti chiedo a specchio se hai il tuo personaggio invece che ti sta più simpatico e perché, essenzialmente, perché il libro, essendo un po' particolare, simpatico, un po' un parolone. Bravo. Diciamo, tu che l'hai letto il libro, tu che l'hai letto, Sara, diciamo di simpatici. È per quello, perché io proprio simpatici non c'ho troppo, cioè c'è sempre stato quel personaggio che mi urtava in qualche modo. Urtava un tantino. Qualcuno più, qualcuno meno, ce n'è qualcuno infatti. Cioè, ti dovessi dire uno, no, non te lo dico perché mi sono stati urticanti. Però sono affascinanti e ovviamente è ovvio. Vabbè, hanno, se uno è affascinante, loro... non è per quello li passi tutto, cioè, esatto. Quindi sì, ok, mi urti il sistema nervoso, insomma. Olivino Bartolo, caso... non ti ho sentito da dire, me lo so. Oliviero Bartolo, il capo di Margherita Sossio, il capo di questa squadra di cui fa parte questa esperta in opere d'arte, Oliviero Bartolo, io l'ho trovato un personaggio molto simpatico, perché è comunque un personaggio che comprende e che capisce le debolezze umane, e quindi io l'ho trovato. Sara, a te ti stanno simpatici i miei personaggi? No, però hanno, cioè, è tutto il libro che c'ha questo filone che ti fa capire che proprio, cioè, stinchi di santo, qui di santi non ce ne sono. Nella giusta via, scusate se lo faccio vedere. Nella giusta via santi, però non ce ne sì, sono. Dai, forse santi lui. Non. Però sì. Sì. Dimmi. Vabbè, magari diciamo in questo libro. No, ci vuoi leggere dopo magari qualche estratto? Per farlo ascoltare qualcosa? Sì, Andrea. Allora, io direi che l'inizio, l'incipit, io direi che lo potrei anche leggere, perché è importante, no? Sì, tanto quello che uno andrà, diciamo, a leggere una volta che si addentra nella lettura, dove c'è, diciamo, un po' il succo della storia. Eh sì, direi che l'incipit è molto importante. Ecco, è, diciamo, la carta d'identità del libro. Come? Come una carta d'identità del libro, dove ci sono tutte le informazioni, più o meno, in un certo senso. Vedi, sì, Andrea, perché tu hai, io che faccio anche, ovviamente, corsi di scrittura creativa, quello che insegno è che l'incipit è fondamentale, perché racchiude in realtà tutta la storia, compreso il finale, anche se chiaramente non viene lì scritto, non ce l'è, infatti, ma il finale, ma è già dentro l'incipit. Quindi dopo sta anche legge a capirlo. È già dentro, quindi ecco perché è così importante per tutti gli autori, naturalmente, è importante l'incipit. Seguir adelante, sin mas peña. Riempiva ogni angolo del suo cervello con i pensieri più belli, con i cammini più radiosi che poteva fare nello spazio bianco. Riempiva con la giusta via il flagello terreno dell'abbandono e del tradimento. Era così che aveva trasformato la sua vita in un sole che splendeva nella mente, tenendo lontano il fuoco della distruzione del dio Efesto, di cui spesso le parlava suo padre. E che se non abbiamo una follia a cui dedicarci, ci sembra di impazzire. Non è così, papà? Certo, figlia mia. Lei sorrideva. Aveva l'approvazione di Benedetto. Padre e figlia non si erano mai separati. Ritrovati, lei bambina smarrita, lui eternamente giovane e rassicurante, in un luogo speciale. L'uomo era solito leggere delle frasi tratte da alcuni libri, rapendo l'attenzione di sua figlia. Chi ha detto che non c'è al mondo un amore vero,
fedele, eterno. Gli taglino la lingua malefica a quel bugiardo. Seguitemi e vi mostrerò un simile amore. Il maestro e Margherita, Mikhail Bulgakov. Restava incantata per ore ad ascoltare la voce del papà, la piccola dagli occhi sgranati dalla voglia di amare. Mi fermo qui. Direi di sì. Okay. Mi fermo qui per non esagerare e, come ho detto prima, è tutto racchiuso per chi l'ha letto, per chi lo ha letto, c'è tutto il romanzo in queste prime righe, c'è tutto il romanzo. Io vorrei leggere. Poi c'è la maggiore ragione di leggere oggi, che è la giornata internazionale del libro e del diritto d'autore, ricordiamo. Bravissimo Andrea, bravo ad averlo ricordato. Oggi è una giornata importante per chi lo fa per professione o per hobby. Io non faccio questa distinzione, voglio premettere questa cosa. Chi scrive, scrive realmente. Scrivere è fatica. Scrivere è impegno. E io non vedo nessuna differenza, tranne da un punto di vista economico, tra chi lo fa per lavoro e chi non lo fa per lavoro perché c'ha già un altro lavoro, va bene? E quindi è il secondo lavoro. Io mi dà fastidio sentire persone che dicono io scrivo per hobby, ma se scrivi per hobby tu non pubblichi. E no, perché se scrivi per hobby tu non pubblichi, ovvero c'hai il tuo diario, tu scrivi per hobby, cioè è una cosa tua privata. Cioè l'hobby è tuo personale. Se tu pubblichi, significa che tu desideri farti conoscere. Certo. E per farti conoscere hai bisogno di vendere quello che hai scritto. Quindi certo. Non è un hobby, è un lavoro, è un impegno. Ecco, grande perché, o piccolo che sia, è quello. Grande o piccolo che sia, è un impegno. Ecco certo. Perché questa giornata del libro e del diritto d'autore ci ricorda che noi siamo i proprietari del nostro libro come diritto d'autore. Questo è importante perché ci sono persone che magari non lo sanno, lo dimenticano o si possono far manipolare da altri. Ha voglia. Hai voglia. Il diritto di pubblicazione deve comunque infatti c'è Margherita Fasano con un suo commento ha scritto sono d'accordissimo e salutiamo Margherita che ci sta guardando. Grazie Margherita, grazie davvero, grazie, esatto, per chi sa il mondo dell'editoria non è un'opera di beneficenza, quello è poco ma sicuro. Quindi, bisogna stare attenti anche in però bisogna là, stare attenti, ci sono, come si suol dire, degli avvoltoi dappertutto. A voglia, proprio ce ne sono. A voglia, in tutto il mondo, in tutti i settori lavorativi. Vabbè, noi parliamo di questo, quindi. Noi parliamo del settore dell'editoria, assolutamente, sì. E quindi il diritto di pubblicazione può terminare dopo 2 o 3 anni, va bene? Tu mandi la disdetta e termina il diritto di pubblicazione. Sì. Ma il diritto d'autore è sempre il tuo. Nessuno, quindi se c'è qualcuno che addirittura vuole farsi cedere i diritti d'autore, lì bisogna fermarsi e non accettare mai. Significa andarsene proprio a gambe levate, proprio andarsene a gambe levate. Ecco, questo io direi. Diciamo anche come chi ci segue di fare attenzione anche chi è alle prime armi. Di stare attento anche dove si indirizza, perché insomma, come si suol dire, gli avvoltoi a volte proprio. Infatti, esatto, la prima volta complicato, esatto. Ho trovato un avvoltoio, l'ho messo, esatto. Ma ho finito la lezione e dopo mi sono buttato in selfie prima di approdare le mezze lane. Esatto, no, ho esatto. La lezione, ho visto tante vabbè, cose, ma ormai non mi ferma più nessuno. Sì, no, ma penso che chi ha tentato la strada della pubblicazione tramite casa editrice, non in self, comunque ha avuto chiunque, ha avuto quelle risposte dove ti pubblico anche domani se mi dai un tot. Sì, sì. Quella è l'editoria, esatto, a pagamento, che ci sono delle cifre assolutamente...
per recuperarle le domande, sono domande, non le recuperi più, però, importanti, ne ho viste di ogni, anche di importanti gruppi, anche di importanti gruppi, e quindi è questo, che veramente resti senza parole. Resti no, senza ma parole. Io ho letto. È giusto che l'autore dopo, se voglia acquistare delle copie, lo debba fare di sua spontanea iniziativa. Ah, sì, ho capito. Ecco. Ho capito. Ciò che vuoi dire... Va. L'ho capito, sì. Ho letto anche molti di questi casi, perché visto vagando nelle varie pagine, nei vari gruppi, c'è sempre quello che chiede, oh mi ha contattato Tizzeccaio, voi che ne pensate? C'è la sfilza di chi c'è già passato, che fuggi. Sì, sì, ma infatti ci sono gruppi su Facebook dove la gente scrive, li leggo pure io. Chi magari chi propone a pagamento quello, chi quell'altro. Infatti a leggere i commenti, infatti tante cose, ma purtroppo chi ha le prime armi è così. Io... Te, Daniela, all'inizio uno, tra virgolette, è ignorante in materia, no? Io pure ammetto la mia ignoranza, io ci di carità, l'ammetto. Mi sono buttato, libro, però me lo so prendere sui denti. Manda il libro, tot email, tot, ti rispondo. In realtà, dato che comunque quando si manda un file va perso, tra virgolette, va perso, cioè non è che te lo restituiscono, tanto se lo copiano, non è quello il problema, si può anche immaginare che quel tuo proprio scritto possa essere un attimo sistemato in altro modo e pubblicato in un'altra maniera. Anche questo molto può spesso capitare, naturalmente. Voglio, nella vita tutto può essere. Tutto può essere, anche questo può Quindi capitare. Quindi diciamo che dobbiamo trovare anche in questo caso una giusta via. Esatto, bravissima Sara. Anche in questo caso bisogna trovare una giusta via. Io voglio ricordare che la prefazione è di Anna Copertino, naturalmente, e che il mio editore è l'FA Publisher, e quindi è importante, mi va di dirlo, è l'FA Publisher, la giusta via, e la copertina, la prefazione è di Anna Copertino, che ancora ringrazio. Ringrazio naturalmente anche il mio editore Lello Lucignano, che mi ha pubblicato anche il mio secondo romanzo. Quindi è evidente che la giusta via è applicabile per qualsiasi cosa. In realtà tutti ci possiamo trovare nei panni di Margherita Sossio, chi in un modo, chi in un altro. Chiaro che lei è estremizzata, naturalmente, però è estremizzata, però è chiaro che tutti quanti noi dobbiamo fare delle scelte, solo che tipo di scelte facciamo? Sono sbagliate, sono errate? Dove ci vogliamo rifugiare per allontanarci da ciò che ci fa soffrire, oppure da voler vedere le cose diversamente da ciò che noi vogliamo che accadano? Ecco perché proprio all'inizio ho detto, ma in realtà poi, come diceva prima Sara, i personaggi antipatici o simpatici, ma in realtà noi li vediamo con gli occhi di Margherita. Noi non possiamo dire che magari Luc Denot o Aquilina de Sorciatis o il marito Augusto Frangipane possano essere così scorbutici, è perché noi li vediamo con gli occhi di Margherita, ma magari noi che ne sappiamo. Perché se noi li guardassimo da un'altra prospettiva, e tu che hai letto il libro avrai notato che magari ci sono dei capovolgimenti di fronte. Eh beh, certo, sì, quello sì. Ci sono delle, perciò ho detto, ci sono delle diverse chiavi di lettura. Visto che mi vuole ammazzare appena dico una cosa. Riguardo alla giusta via, visto che l'ha ambientato in tre città diverse, diciamo tra Roma, diciamo Parigi e Napoli, ci vuoi spiegare perché hai scelto proprio queste città? Mi ha rubato la domanda. E te l'ha ricambiata, hai capito? Voi vi state facendo le scarpe, tra virgolette, a reciprocamente. Allora, ci siamo alleati insieme, io e Sara, come sempre. Vi siete messi d'accordo prima, dite la verità, è un copione. No, scherzi a parte, no, così è naturale, stiamo facendo, stiamo improvvisando tutto così, non ci abbiamo nulla. Abbiamo molto abbraccio noi. Il bello di voi, Andrea e Sara, ecco perché io mi sono, diciamo, vi lobbo, come si dice ora, aspettate che faccio come i calciatori, un attimo,
vi lovo, dato che vi lovo, ecco, perché voi andate a braccio, io vado sempre a braccio nella mia professione, non sì, posso segnare degli appuntini, ma poi chiaramente vado a braccio. Tornando alla domanda di Andrea, allora, innanzitutto il set narrativo principale è Napoli e io ci tenevo a comunque raccontare finalmente Napoli come merita di essere raccontata. Quindi il set narrativo è Napoli, ci tenevo tantissimo. Ci sono ovviamente delle incursioni a Roma, dove vive Margherita con il marito, e ci sono stati, per motivi di lavoro, c'è stato un viaggio di lavoro di Margherita con tutta la sua squadra di esperti di opere d'arte antiche, quindi coloro che fanno i reperti storici, gli expertise delle opere e degli oggetti tra quadri, mobili e oggettistica, quindi loro fanno delle valutazioni. C'è stato un momento in cui si sono spostati a Parigi per naturalmente fare una valutazione in una casa importante, in un appartamento molto importante, dove poi anche lì succedono tanti fatti, succede il fatto, insomma, un fatto molto importante che richiama poi alla copertina del mio libro, ovvero perché scegliere Ritratto di giovane donna, Olio su tela di Giovanni Boldini. Mica l'abbiamo presa a casaccio così perché non sapevamo cosa scegliere. Naturalmente Giovanni Boldini e le sue opere entrano prepotentemente in questa storia proprio quando la squadra di lavoro capitanata da Oliviero Bartolo, di cui prima dicevamo, vanno a Parigi per occuparsi della valutazione di un appartamento e trovano un quadro di Giovanni Boldini. Ecco, e poi lì c'è l'entrata in scena anche di questo avvocato francese, Luc Denot, di cui non diremo nulla, ma che lui, insomma, è un protagonista. Quindi Andrea, ti ho risposto. Capatina, a proposito di Napoli, invece c'è Adele che ti vuole fare una domanda di guardo. Grazie, dimmi Adele. Questo qua. Ti volevo chiedere come mai hai voluto chiamare Aquilina la città di Napoli? Ah, cioè tu intendi che io, Aquilina è la protagonista, è un'altra protagonista, un personaggio molto forte, anche molto misterioso, ha la sua bella personalità. E Aquilina De Scorciatis, in realtà la famiglia De Scorciatis è stata una delle famiglie più importanti di Napoli, quindi erano dei nobili, e c'è un palazzo tuttora a Napoli che si chiama Palazzo De Scorciatis, e quindi io ho creato questo personaggio di Aquilina, ma frutto ovviamente del mio intuito narrativo. Non esiste nella realtà Aquilina De Scorciatis, ovviamente. Quindi ho voluto, in realtà è come se io nel personaggio di Aquilina avessi voluto raggruppare in realtà proprio tutta la città di Napoli, ovvero il mistero, lo svelare ma mai abbastanza, il nascondere, il rivelare ancora, insomma, tutto ciò che fa parte della Napoli misteriosa, della Napoli un po' esoterica, di ciò che questa città di mare e di tufo nasconde e che non è visibile, e che non è visibile a tutti. In realtà, quando vengono i turisti a Napoli, credono di venire a vedere i monumenti più importanti, ma poi in realtà vengono attirati da ciò che Napoli nasconde, e questo ovvero da gallerie sotterranee, chiese nascoste, in vicoli stretti,
che non sono massimamente pubblicizzati dai famosi tour operator, no? E questa è una cosa molto bella, molto importante. Bisognerebbe venire a Napoli in realtà non seguendo un percorso turistico, ma scoprendola. E quindi concludo, Sara. Concludo. Vai, che dopo c'è la domanda, Sara. Alza il ditino. Ok, quindi, grazie. Sì, e quindi per questo, vai, Sara. Che per me, Aquilina è rappresenta Napoli. Ah, okay. Allora, io invece ti volevo fare una domanda più tecnica. Questo libro è nato in un periodo particolare della tua vita o è nato così distinto? E quanto ci hai messo per elaborarlo? Allora, ci ho messo di meno di Marta un soffio di vita, che Marta un soffio di vita ci ho impiegato proprio un anno. La giusta via era partito piano, cioè avevo già tutto nella testa, era partito piano, ma quando c'è stato il primo lockdown... Vedi. Ho sentito, quindi parliamo di marzo scorso, tra marzo, aprile, maggio e giugno, io l'ho finito. Però... Proprio perché, sì, perché in realtà, sapendo che lì davvero non potevamo muoverci, no? E allora mi sono concentrata e ho deciso di portarlo a termine proprio in questi 3-4 mesi. Ed è così che, eccolo, l'ho concluso in maniera abbastanza velocemente. Ha avuto vita breve. Anche se, Sara, Andrea, voi sapete benissimo che poi la parte più difficile non viene quando l'hai scritto, ma quando poi, ok, finito, ricominciamo, facciamolo riposare, mi chiamerà poi, e infatti mi ha chiamato verso ottobre, e lì ad ottobre, cioè io l'ho lasciato in santa pace, non mi chiamava, ad ottobre mi ha chiamato, beh, che hai deciso di fare, Daniela? Io l'ho riaperto, sempre con tutti, correggi, è lì che sono andata poi a lavorare di scalpello, per cercare di, no, quell'aggettivo non va bene, troviamo un altro aggettivo, no, quel verbo non mi piace, troviamo un altro verbo, no, quella frase la devo rispostare, no, di qua, perché finalmente mi ero distaccato, ovvero Daniela Merola non era più all'interno di questi personaggi, chi mi chiamava di qua, chi mi chiamava di là, chi mi diceva di scrivere di qua, chi mi diceva di scrivere di là, io ero completamente del pallone, cioè io quando scrivo, lo devo ammettere, sono in una specie di trance. Dopo, quando lo chiudo, finalmente mi distacco, Daniela Merola si fa i fatti suoi e lo posso vedere, finalmente dico, ah, vediamo questa che ha scritto. E quindi è lì che poi riesco a vedere, ah, ma lì forse il punto, cioè lì il punto non va messo, lo devo spostare. Cioè mi faccio l'auto-editing, cosa che io faccio anche per la foto. Cioè io faccio, io invece resto attaccata al mio libro perennemente. Io invece non lo dimentico, lo riprendo dopo un po' di mesi, me lo ricordo tutto, il bello è quello, non ce la faccio a staccarlo, ce l'ho lì a parte, però me lo ricordo. Ma infatti i miei errori non li trovo, cioè io anche 30 volte, sono sempre quelli. Non è che li ritrova gli errori, esatto, tante volte. Esatto, e pensa, da ottobre a gennaio, novembre, dicembre, gennaio, ci ho messo 3 mesi, in 3 mesi alla fine il mio editore ha detto, vabbè guarda io te lo do. Te lo do. Credo di aver corretto tutto, credo di aver fatto con l'ansia di voler dire no. Io ho l'ansia perché tanto so che le magagne che usciranno fuori, perché pensa a quella poveretta che lo sta a leggere, capito? Perché sai cosa succede? Si riproducono durante la notte, cioè perché ormai il libro vive di vita propria, è un elemento. No, sai cosa? È che io alla fine lo so così a memoria che in realtà non lo leggo. Va letto. Ma non, cioè perché io lo so cosa ho scritto, quindi in realtà è come. Ho capito, non... tutti lo sappiamo ciò che abbiamo scritto. Infatti, me lo ricordo tutto, non ce la faccio a scusarlo. No, va letto, assolutamente va letto. Non è che non lo leggo, però la mia mente è così.
La tua mente è come, sì, ma è così, tanto è così, è così, è così, è assolutamente così. Chi poveretta lo sa. Anche se io sono convinta che gli errori che il giorno prima non c'erano, due giorni dopo si sono riprodotti, magicamente si sono accoppiati e si sono riprodotti, e quindi ce ne sono degli altri che tu il giorno prima non li avevi visti. Dici, ma ad esempio il mistero della parola giorno, cioè giorno è semplice, no? Sì. Perché mi viene, io scrivo gironi? Non lo so. Non lo segna neanche come errore. Gironi, perché il PC si è abituato, vuole scrivere gironi, capisci? Quindi ecco. Io cosa faccio? Cerco questa parola e me la trovo sbagliata al posto di giorni. Sì. No, no, perché il correttore automatico del PC. Non bisogna gironi esiste, non è la parola sbagliata. Cioè, gironi, lui non la segna mica rossa. Dopo l'occhio va da solo, neanche te ne accorgi. Magari te va a leggere i giorni, ma pure a me ci fai. Certo, io pure non li vedo gli errori, me li vede tante volte lei quando lo legge in anteprima. Esatto. E mi ritrovo, guarda, che questo è così. Sì, errori come piccolini, dei... però. Ecco. Basta un po' che te si vede. Errori piccolini, ecco però. Ecco, ma io mi faccio meglio, io ho relegato una persona invece che rilegato. Sì. Capite? Cioè, l'editor sta ancora a ridere, insomma. Sì, sì. Esattamente, ecco perché, dato che io faccio l'editor, io so bene che quando mi affidano i libri, i romanzi, ci sono degli errori che l'autore non ha mai visto, è normale questo, ecco perché ci sono io che con tanta pazienza correggo, ecco, e va bene, altrimenti... È importante, l'editor è quello, insomma, il concetto l'editor è quello. Dovrebbe arrivare l'occhio per quell'altro, se è un altro occhio che ci arriva. È certo. Eccoci qua. Siamo vicini alla fine della serata. Siamo vicini alla fine. Il segnale per ora ci fa bene. Ricordiamo dove trovare il libro e anche dove trovare te. Così. Grazie Sara, grazie. Allora, inizio da me. Potete trovarmi ovviamente su Facebook, Merola Daniela, su Twitter, Merola Daniela, su Instagram, Merola Dani, ho un mio blog, danielamerola.wordpress.com, basta mettere un like, sul mio canale YouTube, Merola Daniela, iscriviti, è tutto diciamo gratis. Si trova con nome e cognome, iscriviti. E quindi su YouTube l'ho detto, sul mio blog, quindi potete trovarmi lì, anche se ovviamente io scrivo sulla testata giornalistica Rodo TV Italia, scrivo su DG News Magazine, scrivo su raguagliami.org anche, quindi io sono molto seguita da importanti redazioni sia su YouTube che sul mio blog, quindi ci tengo a dirlo perché insomma iscritta su YouTube. Ma dai, grazie Sara, grazie davvero, grazie. In diretta. Io era un po' che ci ho scritto. Io lo sapevo, non lo so. Grazie, se volete iscrivervi anche tutti coloro che ci stanno seguendo o chi ci seguirà in replica, perché c'è chi ci guarderà in replica naturalmente. Esatto. Come si suol dire, spallarmi dove. Esatto, c'è chi ci prendete e spammate tutti quanti. Esatto, invece la giusta via si può trovare online su tutti gli store digitali, ovvero Amazon, Feltrinelli, IBS, Mondadori, Libraccio, Libreria Universitaria, ovunque. Se lo richiedete e quindi vi arriva in 5 giorni lavorativi, se invece lo richiedete nelle librerie fisiche, chiaramente ci mette un po' più di tempo perché va ordinato e quindi insomma ci mette, ve lo dico, un 10-15 giorni ce li mette, perché ci sono state... Però insistete, perché lo devono ordinare, si può... Esatto, però si può ordinare, lo potete ordinare perché la mia casa editrice ha un distributore, Libroco Firenze,
quindi Libroco distribuisce in tutta Italia, isole comprese. Quindi anche se vi trovate in Sicilia, in Sardegna, potete tranquillamente ordinarlo nelle librerie fisiche e vi arriverà. Basta dire Daniela Menola, la giusta via, LFA Publisher, distribuito da Libroco, va ordinato dal libraio che lo deve ordinare e poi arriverà. Quindi è importante che lavorino anche le librerie fisiche, non solo gli store online. Questo è molto importante, anche perché io ho tanti amici librai, ovviamente, e quindi è anche giusto che anche loro abbiano il loro guadagno. Uno va in libreria per ordinare il tuo libro, intanto fa un giro in libreria, che è sempre una cosa bellissima. Baga, prendi il libro, ordina il tuo, ritorna a prenderlo, fa un altro giro in libreria, esce pieno di libri e felice. Bravissima. Invece tu lo dire, visto che siamo alla conclusione, progetti futuri? Allora, Andrea, dunque, sto ovviamente, continuo a fare l'editor, sia come freelance che per la Dragonfly Edizioni, quindi la faccio anche come freelance, o comunque sono una freelance, faccio promozione di artisti, di autori, di scrittori, quindi faccio promozione ai loro lavori, anche agli artisti, ai cantanti. Quindi vado avanti su questa strada, faccio formazione, il 13 di maggio parte il corso di ritorna la terza edizione del corso d'inglese Parlando si impara, il 30 di aprile, venerdì prossimo, parte il corso che ha avuto molto molto successo, ringrazio tutti coloro che si sono iscritti, il corso di correzione di bozze editing, e ringrazio tutti coloro che si sono iscritti, e naturalmente chiaramente poi li proporrò da ottobre in poi. Settembre è ancora un mese semi estivo, quindi non li faccio di nuovo partire da settembre, ma da ottobre sicuramente li farò ripartire di nuovo, il corso di scrittura creativa e di nuovo il corso di inglese, il corso di tanti altri corsi, quindi comunque riprendo a fare formazione, che è importante. Perché io poi, tra le altre cose, per non farmi mancare niente, sono anche informatore turistico culturale, io non mi faccio mancare niente, quindi posso fare delle passeggiate turistiche e culturali e paesaggistiche, dove posso raccontare, passeggiando per le varie città, per i paesi, raccontare la storia di questi, delle strade, dei palazzi, sempre facendo le passeggiate in quanto io informatore, quindi questo è importante da dire, non posso entrare nei musei, solo questo, non posso entrare nei musei, ma posso invece creare delle passeggiate turistico e non enogastronomiche, turistico, paesaggistiche, quindi tutto a questo livello, quindi faccio anche storytelling e tutte queste cose anche di giornalismo, di corsi di giornalismo, e naturalmente partecipo a vari concorsi letterari, e bene sì, in anteprima lo posso dire, ho iniziato a scrivere anche, ma ha chiamato, non ci posso fare niente, ma ha chiamato il terzo, ma ha chiamato, cioè, anche perché non c'è due senza tre, si sa, il terzo senza 5 senza 6, non esageriamo, Sara, non esageriamo, anche perché, dato che lo sto tenendo un po' a freno, non so quando vedrà la luce, no, diciamo che guarda, non prima se del 22. Non si, quello non di Andrea, di... No, dall'altra parte, quello di Andrea, te non di qua, di qua. Di qua. Ecco qua. Al contrario, esatto, devi fare per così. Sì. Effetto specchio. Sì, aspetto, al contrario. Così. Sei messa bene se ne hai solo uno. L'ho messa bene, vero? L'ho messa benissimo. Poi voi lo sapete, appena usciranno le vostre cose, io chiaramente sarò lì che mi fionderò come un falco e vorrò, certo, sapere io da voi, la casa editrice mi farà sapere qualcosa, io ti contatto, perché io voglio ciccia narrativa, i contatti per me ce l'abbiamo, non ci scappi, però questa volta è un po' un thriller anche, c'è un thriller di mezzo, c'è un thriller un po' di mezzo, ma vi dico che è presto. Bene, no, non c'è nulla, la sorpresa quando sarà il momento.
Perfetto. Esatto, no, 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 infatti, per carità. Per carità. Noi siamo giunti alla fine della nostra ora. Esatto. Incredibile, ma vero. Incredibile, ma vero. Ma soprattutto, Sara, per come si erano messe le cose, essere giunti alla fine è stato un miracolo. È stato eccezionale. Grazie. È andata benissimo. È andata benissimo. È andata benissimo. Io pure all'inizio con problemi di connessione, invece adesso tutto risolto, meglio. La rete ci ha graziato, come si può dire. Meno male, perfetto, la rete ci ha graziato. Rimostriamo il libro. Alla faccia di chi ci vuole male, diciamolo. Rimostriamo. Eccolo. Eccolo, perfetto. La giusta via del Milamerola. Eccolo, LFA Publisher. Lo trovate dappertutto, store digitali, librerie fisiche, ordinabile. Grazie, grazie. So che sta avendo un bel successo, le persone che se lo comprano me lo dicono in privato, in Messenger, o mi scrivono in email, me lo fanno sapere, io sono molto contenta di questa cosa, li ringrazio tanto, anche perché è a me, e questo quello che mi fa piacere, non è una polemica, Sara, Andrea, perdonatemi, ma a me fa molto piacere perché io voglio piacere alle persone, al pubblico vero. Non ho, cioè voglio gli amici degli amici, non, cioè nel senso di il tuo parente è chiaro che se lo può comprare, ma a me piace essere volendo, ma neanche se lo, quelli proprio non se lo comprano. A me piace che sia il pubblico vero, che non mi conosce o che comunque mi conosce soltanto attraverso i social, attraverso il mio lavoro, che si acquisti il mio libro così a scatola chiusa. Questo lavoro. Allora, chi ci sta guardando, invitiamo all'acquisto. Acquistate, acquistate e acquistate. Perfetto. Grazie, allora, prima Sara, di... grazie, Andrea, grazie. Grazie per avermi invitato. Grazie. Grazie, Adele. Aspetta. Salutiamo per voi. Prima di salutare ricordiamo di A, acquistare il libro di Daniela Merola, B, se proprio volete anche una recensione a noi autori ci fa piacere, è sempre piacere, giusto? Seguiteci prossimamente per qualsiasi novità. Adesso salutiamo. Ciao a tutti. Ciao.